tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'incidente mortale di Santa Maria dell'Arzilla. Migliorano le condizioni di Chiara, mentre il compagno dovrà essere trasferito a Torrette. Ancora da stabilire invece la data del funerale di Filippo Giovanelli. La sezione archeologica del museo chiude per restauro, i beni impacchettati e trasferiti ad Ancona, e i lavori però non convincono i 5 Stelle. Il presidente di Area Vasta al nostro telegiornale si dice favorevole a Muraglia ed è pronto a convocare un'assemblea dei sindaci 2. Sul web spopola la foto di quello che per molti sembra essere un orso, ma il mistero è stato svelato grazie alle ricerche del Corpo Forestale dello Stato. Torna Primo Cittadino, mercoledì dopo il telegiornale, il sindaco Seri in diretta su Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Cominciamo e apriamo dall'incidente di Santa Maria dell'Arzilla. Migliorano le condizioni delle due persone che viaggiavano insieme a Filippo Giovanelli, il giovane che è morto, giovane di 19 anni, che è morto mentre era alla guida della sua auto, uscendo fuori strada a causa di un colpo di sonno e finendo contro un albero. Ancora non è stata stabilita la data del suo funerale, occorrerà attendere l'autopsia. Mentre Chiara, l'amica che viaggiava in auto con Filippo e il fidanzato, migliora. Per Alessandro invece la convalescenza sarà un po' più lunga, dovrà essere infatti trasferito alla Torrette di Ancona per essere operato all'anca. Cambiamo adesso argomento e parliamo del museo che ha una sezione, quella archeologica, praticamente chiusa per restauri. Lavori che però non convincono, come sentiremo, i 5 Stelle di Fano. Sentiamo. Il Museo Civico della città di Fano, per i capolavori di reperti storici che ospita, è da sempre uno dei siti più visitati dalle migliaia di turisti che ogni anno arrivano a Fano. L'interesse è duplice, in quanto le raccolte civiche della città sono custodite in un palazzo che esso stesso è parte della storia della città ed è luogo di visite guidate. Il Palazzo Malatestiano, con la sua splendida corte, voluto da Pandolfo III Malatesti, edificato nella prima metà del 400. Oltre alla Pinacoteca, che contiene i capolavori del Guercino e di Giovanni Santi, la sezione archeologica rappresenta un punto cardine della visita ai musei con le sue varie sezioni, soprattutto la Sala della Fortuna, che contiene la statua della Dea Fortuna, appunto. Ora queste sezioni, per volere della sovrintendenza di Ancona, sono state chiuse. Alcuni reperti più grandi sono stati imballati e chiusi, altri portati via e sono nei depositi della sovrintendenza di Ancona. I locali necessitano di adeguamenti strutturali e in materia di sicurezza, secondo le normative, e che possano far risaltare degnamente i capolavori contenuti in ambienti che furono concepiti negli anni 20. Ma sui tempi di questo intervento e perché si è aspettato tanto, e soprattutto se rientreremo in possesso dei nostri beni archeologici, i 5 Stelle fanesi pretendono risposte chiare dall'amministrazione comunale. Stranamente a settembre, inizio di settembre, il nostro museo è stato chiuso per ristrutturazione, così perlomeno c'è scritto sui cartelli. Diciamo, ancora il turismo era, diciamo, assolutamente vivo. Diciamo, la parte superiore, come vedete anche dalle immagini, con le impalcature, si sta appunto ristrutturando per mettere a posto il tetto, mentre nella parte inferiore, diciamo, della sezione archeologica, la situazione è molto più ingarbugliata e difficile. In effetti, per motivi di sicurezza riguardo soprattutto a, diciamo, furti, eventuali furti, ma anche per quanto riguarda l'impiantistica interna, la parte appunto della sezione archeologica al piano terra è stata chiusa dalla sovrintendenza. Nessuno sapeva nulla di questo. La sovrintendenza in effetti da tantissimi mesi aveva mandato lettere di sollecitazione per mettere, diciamo, a posto questa situazione abbastanza incresciosa. Il comune è stato del tutto inerte, tanto che appunto a settembre la sovrintendenza si è vista, diciamo, dare l'ordine al comune di Fano di
chiudere il museo nella sezione archeologica. Ma la situazione è ancora più grave perché parte dei reperti appartenenti al comune stesso sono stati imballati e chiusi in una stanza apposita all'interno del museo stesso, ma una gran parte di reperti che invece appartengono allo Stato sono stati presi dalla sovrintendenza stessa e trasferiti, pensiamo, nella città di Ancona, in qualche magazzino della sovrintendenza stessa. Quindi con un rischio, secondo noi, molto alto che anche quando le condizioni eventualmente verranno ristabilite, questi reperti possano tornare al comune di Fano. Per questo abbiamo presentato un'interpellanza per chiedere appunto com'è la situazione, per avere i documenti e tutte le lettere di sollecitazione da parte della sovrintendenza e per capire se ci sono soldi a disposizione oppure se dovranno ancora essere trovati per mettere appunto la situazione nei giusti binari. Insomma, non riusciamo a gestire due capitelli e una campana, figuriamoci un eventuale Lisippo. Insomma, andiamo avanti con il giornale. La cultura della legalità verrà promossa tra i giovani in tutte le scuole della provincia di Pesaro e Urbino con attività di formazione ed informazione attraverso anche attività formative che interesseranno gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori che poi a loro volta dovranno curare iniziative analoghe nei confronti degli allievi più giovani. Lo ha deciso l'Osservatorio sull'educazione alla salute ed alla legalità, riunito questa mattina in Prefettura Pesaro. Al gruppo di lavoro faranno parte tra gli altri anche le varie forze di polizia, tra cui la Polizia Stradale e la Polizia Postale, quest'ultima che si occupa di monitorare le attività illecite su internet. Il presidente della Conferenza dei Sindaci di Area Vasta 1, Maurizio Gambini, che è anche il sindaco di Urbino, ha dichiarato di essere disponibile ad una nuova assemblea con tutti i sindaci per individuare questo benedetto sito nel quale costruire il nuovo ospedale unico. Noi oggi l'abbiamo intervistato, sentite che cosa ci ha detto. Sindaco, è pronto a riconvocare l'area vasta dei sindaci, come mai? No, io sono sempre pronto perché è dovere del Presidente dell'Assemblea organizzare l'Assemblea e quando i sindaci lo richiedono o quando la Regione sul tema della sanità lo richiede. Se ci sarà una richiesta come mi è stata in qualche modo preannunciata, io sono pronto a riconvocarla chiaramente. Se i sindaci e se la Regione decide che si può riaprire la partita, io non faccio altro che riaprire sulla base della richiesta dei sindaci. Non sarò io sicuramente in autonomia a riaprire l'assemblea. Tagliolini sta coalizzando, sta tentando di coalizzare un po' più della metà dei sindaci per cercare di riaprire il discorso, ma una volta che si riapre non c'è il rischio di ritornare sulle posizioni che l'hanno fatta chiudere poi? No, io Tagliolini, diciamo che ci sono Tagliolini e altri sindaci anche di area non del PD che hanno detto di riaprire la partita perché effettivamente si sono resi conto dopo essere usciti dall'assemblea che hanno fatto una cosa diciamo non proprio perfetta, diciamo così per non usare termini pesanti. Adesso c'è più la cognizione che non era giusto avere questo atteggiamento, secondo quanto mi risulta. Sul sito lei propenderebbe per muraglia, tutti gli altri non avrebbero ragion d'essere? Io propendo per muraglia e ho detto chiaramente anche a Tagliolini che sta in qualche modo lavorando su questa cosa che io non sono d'accordo sul usare l'ipocrisia di rimettere i parametri. Io sarei per dare un sito preciso che deve essere votato dall'Assemblea perché è un dovere non portarsi in giro, perché sappiamo tutti che a Muraglia ci sono i presupposti massimi per avere la localizzazione in quel luogo, perché è un'area pubblica, perché esiste il reparto di medicina nucleare, quindi un reparto già esistente che non sarebbe possibile smantellare, che comunque non realizzeremo un unico ospedale, che c'è il casellino che comunque è unidirezionale ma da Fano ci si arriverebbe in 2 minuti, c'ha tutte le caratteristiche, con un'aggiunta che diciamo in mezzo alle due città, è vero che è più spostato verso Pesaro, ma gli altri due siti, fuori Fosso Seiore, che come dicono tutti non è da fare,
le due altre sedi, Case Bruciate e Chiaruccia, sono al lato opposto della città, dell'altra dell'una o dell'altra città, quindi sono improponibili. Il tema dell'ospedale unico ha monopolizzato anche il Consiglio Comunale di Pesaro, il dibattito che si è tenuto ieri, due le mozioni di urgenza presentate, una della maggioranza e l'altra dell'opposizione. Dopo un dibattito di oltre due ore, la prima ha avuto il via libera, mentre quella della minoranza è stata respinta. Cambiamo argomento. Per qualche giorno sono stati in tanti a credere che tra le campagne di Pergola si aggirasse un piccolo orso fotografato da un automobilista ai bordi di una strada e quindi poi diffuso su tutta la rete. Bene, a risolvere il mistero ci hanno pensato gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Diana, incrocio con un pastore belga di taglia grossa e dal manto scuro, diventata famosa sul web per alcuni scatti che per posa e inquadratura ed un post è stata scambiata per un cucciolo di orso, è tutt'altro che aggressiva e pericolosa, anzi gioca e fa festa anche alla nostra troupe e a chi gli si avvicina, nonostante abbia una malformazione alla zampa anteriore destra, ma che non gli impedisce di giocare con Billo, un altro cagnolino che vive con lei nella stessa casa e di proprietà della signora Maria Donini di Pergola, che involontariamente è diventata meta di giornalisti e curiosi in questi giorni. Il tutto è scaturito da una breve fuga dei due amici di giochi di poche decine di metri dalla casa, dato che lunghi tragitti Diana non ne può fare, ma che sono bastati per essere fotografata e scambiata per l'orso che si aggira per Pergola. È uscito, stia a sentire, io il cane, vengo giù, non c'era più. Ma dov'è il cane? Dice, sempre dentro, tutto chiuso, perché c'ho paura, perché cade. Ah. È andato là all'incrocio. Dall'incrocio l'ho trovato qua da vicino mia. Ma il cancello mia non l'ha trovato, ha trovato questo di qua. E quindi si è messo lì e dopo l'ho fatto tornare oltre. Ma i dovuti accertamenti hanno subito fatto chiarezza sull'accaduto e scoperto chi ne è stato l'artefice. Da capire a questo punto, e lo stabiliranno ulteriori indagini, se ci sono ipotesi di reato o tutto è da ricondurre a una burla involontaria. Voi avete capito subito che si trattava di qualcosa che non era assolutamente un orso? Sì, l'abbiamo capito subito dalle foto e poi... abbiamo chiamato la persona che ha scattato queste foto, ce ne sono altre che rappresentano anche l'altro cagnolino che va sempre insieme a questo cane, quindi sin da subito abbiamo capito che non si trattava di un orso. E poi comunque non si avvicinerebbero a un centro abitato? No, assolutamente. Sono presenti solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, negli altri parchi che sono la Maiella e il Gran Sasso Laga. Qualche esemplare può arrivare nell'Ascolano, ai Sibillini e poi alla Laga. Basta, non ci sono possibilità di trovarlo qui, in queste zone. E quindi noi il territorio lo conosciamo benissimo, sappiamo subito se nel territorio avvengono determinate situazioni. Questo è stato un caso particolare e logicamente ci siamo attivati perché la popolazione era un po' scossa da questa presunta foto che era stata pubblicata. Allora, mistero risolto, però un po' di trambusto l'ha creato. Sì, a Pergola abbiamo finalmente risolto il mistero della presenza di un orso, perché nei giorni scorsi erano state pubblicate delle foto su una pagina Facebook che ritraevano un animale fotografato da un centinaio di metri che poteva apparire nella sagoma un orso, anche perché poi l'immagine era distorta dal parabrezza attraverso il quale era stata scattata la foto. Eccolo, là come è bello lui. Per i migranti che arrivano nel nostro paese è fondamentale l'integrazione anche dal punto di vista culturale. Imparare la lingua italiana e le nostre leggi è uno di questi obiettivi. Per questo inoltre in molte città italiane sono stati organizzati dei corsi, uno ne sta per partire anche nella città di Fano. Importante per un'integrazione che sia degna di un nome come questo, si passa attraverso la conoscenza della lingua. È fondamentale per uno straniero che viene in Italia la conoscenza della lingua e la conoscenza delle leggi che ci sono in questo Stato.
Ecco, c'è un'associazione che promuove questa metodica e questo corso. Come si chiama, dove ci si può iscrivere e chi sono i docenti? Allora, uno dei docenti sono io, ovviamente, ma è lo Stato italiano che si organizza. Noi dipendiamo direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal MIUR, proprio perché siamo stati incaricati di questo settore. L'educazione degli adulti di un tempo si è allargata a queste nuove esigenze di stranieri che stanno arrivando, che hanno bisogno minimo della conoscenza della lingua. Attualmente siamo a Lucrezia, nell'Istituto Comprensivo Marco Polo, quindi per chi volesse può già chiedere informazioni presso la segreteria tutte le mattine. In più, il pomeriggio già sono iniziate le lezioni. Poi abbiamo Fano, e lì sono ospite dell'associazione Mille Voci, io ed altri colleghi, e facciamo scuola proprio vicino al campo d'aviazione. Di fronte allo stadio c'è una stradina che porta fino in fondo, era una vecchia scuola materna, e siamo lì, abbiamo già iniziato. Ci sono dei riferimenti, un numero di telefono dove qualcuno si può rivolgere? Sì, per quanto riguarda la sede di Fano, il 338-305-1082. Questo per tutti gli stranieri che arrivano, che hanno bisogno dell'attestazione di A2, uno dei requisiti importanti per avere poi il permesso di soggiorno, oltre al lavoro, la residenza, la buona condotta, eccetera. Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la pericolosità di una rete di recinzione nell'area dell'ex ospedaletto dei bambini. Dopo il servizio che abbiamo trasmesso, i pali sono ormai distrutti, sono stati rimossi e presto verranno sostituiti con quelli nuovi. Cambio al vertice del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, dove è giunto da Tolentino, in provincia di Macerata, il maggiore Cosimo Lamusta. Il tenente colonnello Antonio Sommese lascia dunque dopo 5 anni il reparto operativo per assumere un altro incarico al Comando Legione Carabinieri Marche di Ancona. Lamusta, pugliese, in precedenza ha retto il comando del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, poi della Compagnia di Popoli. A Tolentino si è distinto per aver coordinato numerose indagini, tra cui quelle sugli omicidi Brandi e Sarchiè. È laureato in Scienze della Sicurezza e Scienze dell'Amministrazione. E buon lavoro naturalmente ad entrambi. Domani sera, mercoledì, dopo il telegiornale, puntata dedicata a Primo Cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri, qui nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Se volete intervenire in diretta, il numero lo vedete, 86 14 33, oppure potete inviarci i vostri brevi messaggi, le vostre brevi domande al 338 49 68 250, anche attraverso l'applicazione WhatsApp. Il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, arrivederci.